Questa notte, giovedì 7 giugno, intorno a mezzanotte, si è incendiato il tetto della stazione ferroviaria di Caluso. A prendere fuoco è stata la copertura di parte della struttura adibita a deposito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montanaro Ivrea, l'autoscala da Ivrea e i carabinieri della compagnia di Chivasso. I vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme che avevano avvolto completamente il tetto e successivamente l'hanno messo in sicurezza, bloccati i treni e la viabilità su Piazzale Uberti. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Indagini in corso per scoprire le cause del rogo, tenendo conto che all'interno della struttura c'erano anche delle apparecchiature elettriche, non si esclude che possa essersi trattato di un cortocircuito.